Vediamo in Elias come configurare i permessi in modo che ogni utente possa vedere solo un pezzo di Elias stesso, quindi solo alcuni contesti, ovviamente che decidiamo noi. Questa Elias è un'installazione nuova e è vuota, c'è solamente il mio utente adesso che è quello amministratore. Quindi la prima cosa che farò è creare due utenti, a ciascuno dei quali dovrò dare il permesso di visitare una sola area della mia installazione. Creo il primo utente, utente 1. Ruolo predefinito, utente. Lingua italiano, salva. Aggiungo un nuovo utente, utente 2. Utente 2. Ruolo utente. Italiano, salva. Bene, adesso ho oltre a me i due utenti, ai quali ovviamente posso averne anche 500, ma il discorso non cambia. Ai quali dovrò garantire l'accesso solo a un'area di Elias, il resto non lo devono vedere. Quindi dentro il repository aggiungo due contesti. Ciascuno sarà il contesto di riferimento del singolo utente. Contesto 1, nel quale potrà accedere solo l'utente 1, ovviamente. Aggiungo un nuovo elemento, contesto. Contesto 2. Bene, e qui dentro dovrà accedere solo l'utente 2. Cosa devo fare? Allora, iniziamo dal contesto 1, permessi. Prima cosa vado a togliere la possibilità da parte sui permessi, scusate, non vorrei aver corso troppo, vado su permessi e sui permessi del contesto 1 vado a togliere la possibilità di vedere e di leggere il contenuto del contesto per i ruoli di utente, guest, cioè gli ospiti, e anonymous, quelli che non hanno fatto il login. Salvo. A questo punto nessuno degli utenti potrà vedere questo contesto. La stessa cosa la devo fare in contesto 2. Clicco su contesto 2, permessi. E tolgo la spunta. Ora, tutto quello che c'è dentro questi contesti non è più visibile e fruibile da nessun utente. Devo però assegnare agli utenti che voglio la possibilità di fruire di questo contesto o di quell'altro. Iniziamo con contesto 1. Di nuovo permessi. Creo un ruolo locale. Ruolo locale che posso chiamarlo utenti contesto 1. Add to personal desktop mi permette di fare in modo che tutti gli utenti iscritti a questo ruolo ricevano nel desktop personale gli oggetti, cioè questo contesto, gli oggetti del ruolo. Fatto questo, creo il nuovo ruolo e a questo nuovo ruolo, vedete, utenti contesto 1 che l'ho appena creato, dico invece di vedere e leggere il contesto. Salva. La stessa cosa lo faccio nel contesto 2. Permessi.
Aggiungo un nuovo ruolo locale. Utenti, contesto 2. Nuovo ruolo, e a questo ruolo do la possibilità di vedere e di leggere il contenuto. Salva. Ora rimane solo un'ultima cosa da fare, cioè assegnare agli utenti il ruolo che ho appena creato. Iniziamo di nuovo dal contesto 1. Torno su Permessi. Clicco sul ruolo, utenti assegnati, e gli dirò utente 1. Aggiungi. Ora l'utente 1 ha questi permessi qui nuovi, quindi di vedere e di leggere il contenuto di contesto 1, ma non potrà vedere e leggere contesto 2, mentre su contesto 2 permessi, utenti contesto 2, utenti assegnati, gli do utente 2. Aggiungi. Ora l'utente 2 potrà vedere e leggere le cose dentro al contesto 2, ma non potrà farlo per il contesto 1. Torno sul contenuto del contesto, giusto per differenziare. Benvenuto nel contesto 2. Vado poi nel contesto 1, aggiungo un nuovo elemento e modifico. Inserisco un paragrafo. Benvenuto nel contesto 1. Andiamo a verificare con gli utenti cosa è successo. Logout, entro in IDEAS, utente 1, utente 1, login. Mi chiede di accettare i termini, questo lo chiede solo la prima volta, e di impostare una nuova password. Se vado in visione generale vedrò contesto 1. Se vado in risorse invece continuerò a vedere soltanto contesto 1 e non vedrò contesto 2. Proviamo a vedere invece l'utente 2 cosa vede. Utente 2. Reimposto la password. Allora, vado su visione generale. L'utente 2 vedrà soltanto il contesto 2 nel proprio desktop. E se vado in risorse, vedrò soltanto contesto 2. A questo punto, come amministratore, rientro di nuovo con il mio utente amministratore. Ecco, come utente amministratore potrò dentro contesto 1 creare un po' quel che mi pare. Quindi creo un nuovo corso. Lo metto online, visibile senza limiti. Devi scrivere comunque l'utente che mi interessa che veda, che possa utilizzare questo corso.
utente 1. E all'interno del corso creo il mio modulo didattico, il test o quello che voglio, insomma, modulo. E anche questo dovrò metterlo online. Torno alle risorse, dentro al contesto 2 invece. Farò la stessa cosa, creo un corso. Lo metto online, visibile senza limiti, salvo. A questo corso devo iscrivere utente 2. Adesso provo ad entrare con utente 1. L'utente 1 sul proprio desktop vedrà direttamente il corso al quale è stato iscritto e il contesto dentro a cui trova tutto il suo materiale. Può entrare direttamente nel corso e poi nel modulo che ho creato prima, oppure entrare nel contesto e vedrà appunto tutti i corsi contenuti nel contesto. Rimane il fatto che dentro le risorse continua a vedere soltanto il contesto 1. Questo accade anche per l'utente 2, avrà la stessa cosa, soltanto vedrà il contesto 2 e il corso 2 al suo interno. Proviamo a spingerci un passo oltre. Io devo, voglio crearmi una zona invece in cui posso accedere solo io amministratore e tutti gli altri amministratori e dove vado a creare dei moduli che mi servono come base, per poi creare i corsi dei singoli utenti. Entro di nuovo come amministratore. Dentro le risorse ho i due contesti e mi creo un nuovo contesto che invece questa volta terrò solo per me. Contesto amministratore. Nel contesto amministratori devo cambiare i permessi in modo che gli utenti non possano né vedere né leggere i contenuti del mio contesto. Torno nel contenuto. E qui creo semplicemente i miei moduli. Modulo sorgente 1. Modulo sorgente 2. Questi moduli rimarranno assolutamente riservati a me e gli utenti normali non potranno vederli. Una volta creato il modulo, sorgente, posso metterci dentro quello che voglio e ho a questo punto due modi molto diversi per dare il mio modulo in utilizzo agli utenti specifici singoli. Ad esempio, se voglio all'interno del corso 1 inserire anche il modulo che ho appena creato, posso o farne la copia e la faccio in questo modo, creo un nuovo modulo Elias. Copia del modulo sorgente. Torno poi nel mio modulo sorgente.
vado su modifica e semplicemente copio i capitoli del modulo sorgente nel modulo che ho appena creato prima. Incolla capitoli dagli appunti. E lui mi fa una copia dei capitoli e quindi questa copia rimane completamente slegata dal mio modulo sorgente. Se io vado a modificare il modulo sorgente, questa copia non subirà modifiche. Quindi questa cosa ha il vantaggio che io posso personalizzare poi effettivamente la copia che ho appena realizzato. Quindi se ci sono delle cose da personalizzare per un singolo utente, posso farlo così. E appunto i due moduli diventano slegati. L'altro modo invece è quello di creare un link, un collegamento. Vado nel contesto amministratori e il modulo sorgente 2. Lo seleziono e faccio collega agli oggetti selezionati e lo collego all'interno del contesto 1 e del corso 1. Se adesso vado nel corso 1, vedrò che ho anche il modulo sorgente 2 collegato. Questo ha il vantaggio, il fare il collegamento ha il vantaggio che se io modifico il modulo sorgente verrà automaticamente modificato anche i moduli legati ai collegamenti, quindi all'interno del capitolo 1 vedrò il modulo aggiornato. Lo svantaggio è che io non posso customizzare la copia, perché non è di fatto una copia, è un collegamento. E quindi appunto, non potendolo personalizzare, dovranno sempre rimanere allineate il sorgente e tutti i suoi collegamenti. Vado un attimo a mettere online dentro al contesto amministratori. Modifica il contenuto, impostazioni, metto online, salva. Metto online entrambi perché se non sono online gli utenti non possono vederli. Quindi io da amministratore vedo tutto e vedo anche il contesto amministratori all'interno del quale ci sono i sorgenti dei moduli. Faccio logout e entro come utente 1. Vado nel contesto 1, vedo il corso 1 e vedo i moduli che ho creato prima. Non vedo quell'altro che non ho messo online, la copia che avevo fatto. Questo invece è il modulo sorgente 2. È il collegamento. Se io clicco dentro, finisco in modulo sorgente 2, però vedete che il contesto di appartenenza è sempre corso 1. Quindi il link non mi porta a navigare nell'area riservata agli amministratori, ma mi mantiene all'interno del mio contesto. Se vado in risorse, continuerò a vedere solo contesto 1 e nient'altro. È tutto. Buon lavoro.